nell'intervallo di PGS Sales contro Catanzaro, appunto la finale del quarto posto della Coppa dello Stretto, sentiamo i due presidenti dei comitati regionali di Sicilia e Calabria, ovvero Cristian Correnti e Domenico Surace. Allora, presidente Correnti, noi abbiamo quattro squadre oggi femminili, il movimento femminile della Serie C di base. Che tipo di competizione hai visto e perché avete pensato con il presidente Surace di organizzarla? Una bellissima competizione, tanto entusiasmo, soprattutto un movimento di base senior della femminile con la Serie C, che però vede tantissime giovani atlete in campo, che ritorna a confrontarsi soprattutto fra regioni, perché quello che manca a noi al sud è proprio il confronto, e con questo, con Paolo, andiamo assolutamente in sintonia, cerchiamo di rilanciare il nostro movimento cercando di fare più attività possibile insieme anche con le altre regioni vicinorie, quindi un grande appuntamento, e sono pure contenta che siamo due siciliani e due calabresi, quindi par condicio. Quindi presidente, invece lei cosa ha visto finora, come è sembrando questa competizione? Ma interessantissima, compito nostro, ne parliamo spesso con Cristina e soprattutto dalle nostre latitudini, è quello di creare occasioni per tutta l'attività giovanile, per la femminile in maniera specifica in questa fase, quindi l'occasione è stata subito colta al volo, le società entusiaste, perché poi alla fine devo dire tante volte le società non aspettano altro che proprio queste occasioni per confrontarsi, per crescere e per condividere un percorso. L'iniziativa sta andando benissimo, abbiamo dei feedback molto positivi, io parlo alle società, Cristina mi riferisce delle siciliane, assolutamente positivo, chiaramente un'esperienza iniziata da ripetere proprio per aiutarsi vicendevolmente nella crescita del movimento. A stretto giro con la promozione maschile. Poi parleremo anche della promozione maschile. Per quanto riguarda l'attività di oggi, abbiamo detto senior, ma in realtà la Catanzaro è un under 17 camuffata, la PGS Sales è un under 20 camuffata, quindi abbiamo anche tante ragazze di prospettiva in campo. L'Urimè chiaramente e anche Rende, sono tutte e quattro squadre molto molto giovani, e questo è anche il bello, no? Assolutamente sì, è come abbiamo detto un'occasione di crescere il confronto, troppo spesso le squadre si affidano a ragazze grandi, un giusto compromesso, un giusto mix per dare l'opportunità anche alle giovanissime di crescere, soprattutto in queste categorie, hanno bisogno di giocare, hanno bisogno di un giocato differente da quello che gli possiamo offrire con i campionati giovanili, e quindi benvengono queste occasioni perché, come dicevo, è un confronto anche due mondi di pallacanestro che sono vicini ma sono anche differenti, e quindi questo le sprona ed è un motivo agonistico importante. A proposito di giovani, di ragazze giovani, in Calabria è stato fatto l'Academy femminile, verrà fatto il torneo del Mediterraneo, quest'anno anche femminile, quindi possiamo parlare anche di questo secondo me. Sì, sì, è l'onda lunga di quest'idea che ci siamo dati, proprio di creare occasioni. Siamo venuti da due anni di Covid, da situazioni dove c'era veramente sete e necessità di ripartire, di rifare questo tipo di attività. Le abbiamo colte al volo, ci sarà, dico, le Academy in Meridione sono state fatte anche qua, mi sembra già fatte in Calabria, quindi nella continuità significa dare altre occasioni, finalizzare in maniera specifica anche il lavoro che viene fatto, quindi il torneo del Mediterraneo, chiaramente sempre maschile fatto, ma da quest'anno anche femminile, è l'ulteriore occasione per confrontarsi e crescere. È un augurio anche per le ragazze che andranno a Messina e Catanzaro, andranno a fare i concentramenti ai primi di maggio, quindi anche tecnicamente è un momento di supporto alla loro attività di formazione per questo evento, per questo appuntamento. E ci sarà anche la Coppa del Stretto maschile, diciamo appunto prima presidente Correnti, si è riuscito a organizzare la DR2 anche in Calabria, quindi poi chiuderemo questo campionato in questa maniera. Sicuramente, sicuramente, ripeto, è l'attività di base che comincia a essere in movimento e che deve essere vista da noi con la massima attenzione, perché se cresce la base cresce tutto, in numeri e in qualità, quindi fondamentale intercettare questa esigenza, questa necessità e voglio dire sviluppare i campionati e confrontarsi, perché dà maggiori stimoli, il confronto, l'attività, quindi assolutamente anche nella maschile con la promozione, spesso anche lì squadre senior, ma anche caratterizzata da molte squadre giovanili, ripeto, è l'ulteriore tassello per questo tipo di attività che stiamo facendo. Per la Sicilia è bello la DR2 quest'anno per le quattro promozioni più le altre due ai playoff, e comunque le quattro che hanno vinto e stanno facendo il Coppa dello Stretto sono anche delle piazze storiche come Acireale, Priolo, anche Erice. Assolutamente, in Sicilia abbiamo iniziato un percorso
quattro anni con l'ultimo consiglio, un percorso fatto di programmazione dove abbiamo dato delle priorità e dove, avendo molta carne al fuoco, abbiamo dovuto dare, diciamo, un ordine. Abbiamo iniziato con i campionati dall'ora gold, interregionale, quest'anno ci siamo focalizzati tantissimo sulla femminile e sui campionati a libera partecipazione, che assolutamente hanno una importanza fondamentale per il nostro movimento, e quindi quest'anno è dedicato tanto a loro, con questa Coppa dello Stretto, con i playoff di promozione, gli incroci, le prime promosse e le altre quattro che si incrociano. Quindi è un momento che ho constatato, avendo fatto le premiazioni della promozione, che ha avuto veramente un gradimento altissimo, e quindi noi siamo qua, cerchiamo di individuare dov'è che possiamo ancora migliorare, grazie anche ai feedback delle società, e ci impegneremo per piano piano cercare di individuare tutte le zone da supportare. L'ultima cosa per entrambi, parliamo di campionati un pochino più alti. Abbiamo tante squadre siciliane e calabresi che fanno i playoff di interregionale di Serie C maschile. Cosa ne pensate? Cosa vi aspettate dalle vostre squadre? Beh, io sono molto molto contenta del campionato sia di B interregionale che di C. Qualche squadra ha maggiore simpatia da parte mia per un unico motivo, che fa giocare i giovani. Lo ripeterò all'infinito. Non possiamo, con le leggi che abbiamo, mettere paletti agli stranieri, mettere paletti sull'età. E tra l'altro i paletti non sono per i paletti, così come non sono per le quote rosa. Però un senso di responsabilità dei dirigenti, che comunque costituiscono il fulcro le attività, ci deve essere, e quindi se vogliamo spingere avanti il movimento dobbiamo dare fiducia ai giovani, giovani allenatori, giovani arbitri, giovani atleti. Quindi questo è il mio appello, noi ci crediamo, siamo contenti di quello che si sta facendo, miglioriamoci anche in questo, spingiamo perché avremo delle grosse sorprese, abbiamo veramente dei bravi giovani in Sicilia. Sì, riuscitissimi campionati, grande pubblico. Quest'anno uno degli aspetti, ma in tutti i campionati, a partire dalla B interregionale, ma anche a scendere alla promozione, ma grande pubblico, finali giovanili, cioè ci aspettiamo finali under 17 con 5, 6, 700 persone in pubblico, veramente importante. E qui mi riaggancio a quello che diceva Cristina, va benissimo campionati, ma facciamo giocare i giovani. Ma questa è proprio una legge sportiva, nel senso che qualunque progetto, se non è finalizzato a costruire delle basi solide, di programmatiche, quale migliore programmazione se non fare affidamento sui giovani, spesso ha le gambe corte. Quindi i progetti devono essere sostenibili sia economicamente ma anche tecnicamente, ragionando con step progressivi, ma ragionando sui giovani. Campionati, ripeto, riuscitissimi. Grande pubblico, anche tecnicamente tutto sommato un livello che sembra si stia alzando, però lavoriamo sui giovani, gli stranieri ok, la legge lo consente, però dirigenti avveduti probabilmente ragionano a 360 gradi e magari pensare che lavorare su tanti giovani, perché ce ne sono, si tratta solo di attenzionarli e di creare le condizioni perché crescano, e allora lì crescerà tutto il movimento sicuramente. Perfetto, grazie Presidente Correnti e Sorace. Grazie a te. Grazie. Partita, perché stanno per iniziare.